La camminata inizia dal parcheggio di Via Bamberga, dapprima su strada asfaltata, che in poco tempo porta alla statua del soldato Asburgico e che da qui si inoltra nel bosco. Il sentiero continua lungo una discesa a gradoni, con comode corde a cui sorreggersi. Si scende di circa 100 metri e si raggiunge il greto del torrente. L'acqua è pulitissima e fresca, le sfumature di colore vanno dal verde al turchese, creando un magnifico contrasto con la roccia e gli alberi tutto intorno. Il percorso continua poi verso sinistra rispetto alla discesa e si inoltra lungo la gola scavata dall'azione dell'acqua dello Slizza, dove una serie di passerelle, scalinate e ponticelli permettono di attraversare il torrente che scorre al di sotto. Il tracciato ad anello dell'orido dello Slizza, lungo circa 2 km, è stato riaperto dopo un periodo di manutenzione nell'estate del 2020 ed è adatto a tutti. È possibile infatti percorrerlo anche con i bambini, ma non con i passeggini. Permette di ammirare la natura selvaggia che il torrente ha modellato negli anni in questo incantevole contesto naturale. Il clima fresco, inoltre, dà subito sollievo dal caldo torrido estivo. L'orrido è comunque visitabile in tutte le stagioni, anche se sconsigliato in inverno, perché le passerelle in alcuni tratti presentano molto ghiaccio e sono attraversabili solo con ramponcini ed estrema cautela. La primavera e l'autunno tingono il paesaggio di colori meravigliosi e di scorci spettacolari, ma il percorso può essere scivoloso, in particolare in caso di piogge nei giorni precedenti o di neve che si scioglie. Terminato il tratto che passa lungo la sponda del torrente, una breve e leggera salita porta a oltrepassare un piccolo monumento in memoria di Carl Zinneberg, l'autore della costruzione di questo percorso, per giungere poi nel pressi del Ponte del Diavolo. Si tratta del vecchio ponte ferroviario che collegava Tarvisio a Lubiana e che si alza di circa 60 metri al di sopra del torrente. Da qui si esce poi dal sentiero e proseguendo a destra, attraversando un tratto della ciclabile Alpe Adria, si ritorna al parcheggio. Grazie per aver guardato il video e alla prossima. Ciao!